Salve a tutti e benvenuti nel mondo delle mantidi. L'ordine in cui sono raggruppate le mantidi religiose comprende specie molto diverse tra di loro nella forma, nella biologia e anche nelle dimensioni, con specie quasi invisibili e specie mastodontiche. In questo video vi mostreremo una piccola classifica che parte dalla mantide più piccola fino alla più grande del pianeta. Andiamo subito a scoprirle. Cominciamo dalla mantide più piccola del mondo. Si chiama Golden Pygmea ed è endemica dell'Australia. Le femmine adulte raggiungono una lunghezza di soli 0,8 cm, che le rende davvero difficili da osservare nel loro ambiente. Le neanidi sono talmente piccole che possono nutrirsi solo di artropodi microscopici. La Mantoida tenuis è una piccola mantide sudamericana che arriva a un centimetro. Prima della Golden Pygmea è stata a lungo considerata la specie più piccola in assoluto. La Holaptilon pusillulum è la mantide della zona euromediterranea più piccola, con una lunghezza massima di 1,45 cm. È una specie rara e difficile da incontrare. La Bolbena ottentotta è un'altra specie molto piccola, diffusa in alcuni stati dell'Africa subsahariana. Arriva a 1,5 cm e le neamidi sono nettamente più piccole di un moscerino della frutta, più lunga di solo un millimetro. La Perlamantis aliberti è una mantide endemica della Spagna ed è la specie più piccola che si può incontrare nella penisola iberica. L'Armena pusilla è una minuscola mantide diffusa in Asia centrale. Arriva a misurare 1,7 cm. La Palopeza nitens è un colorato insetto tropicale diffuso nel sud-est asiatico che raggiunge una lunghezza massima di 1,9 cm. Quasi sempre si incontra sulle foglie delle foreste in cui vive. La Mantis nauai è un'altra mantide asiatica ed è la specie più piccola del Giappone. Le femmine possono raggiungere i 2 cm di lunghezza. La Geomantis larvoides è la più piccola mantide italiana, con una lunghezza massima di 2,4 cm. Vivono sul terreno, nutrendosi di piccoli invertebrati. Inoltre sono completamente senza ali. La Melis gracilis è una delle mantidi più piccole del suo genere, dato che misura solo 2,5 cm. Vive soltanto nelle isole Canarie. Con una lunghezza che arriva a 2,7 cm, la Ceratomantis saussuri è una mantide asiatica di piccole dimensioni, ma dalla forma elegante apprezzata da molti allevatori. La Microtespis dmitrievi, che raggiunge i 2,9 cm, è una mantide distribuita in tutto il Medio Oriente e parte dell'Africa. Ha una colorazione spenta, ma le sue ali sono macchiate di giallo. La Pseudoyersinia, la grecoi, è una mantide che si trova solo in Sicilia e arriva ad una lunghezza di 3 cm. Misura invece 3,2 cm la Sinaiella nebulosa, altra mantide medio orientale che ha i maschi con ali che coprono tutto l'addome e femmine con ali che ne lasciano scoperta l'ultima porzione. Proseguiamo con una mantide che si incontra esclusivamente in Spagna, la Pteromantis aptera. Come suggerisce il nome, essa appartiene ad un genere di mantidi completamente senza ali. Può raggiungere i 3,5 cm di lunghezza. La Estiasula hoffmanni è una mantide diffusa in Cina. È una mantide coloniale, che può quindi essere allevata in gruppo. Arriva a 3,7 cm. La Calyris elegans è una mantide tropicale asiatica famosissima per le sue ali rosa. Anche se arriva solo a 3,8 cm di lunghezza, sembra più grande a causa delle sue lunghe zampe. La Ameles spallanzania è una delle Ameles più grandi con femmine che misurano anche 4 cm. Lo scopritore di questa specie Pietro Rossi ha dedicato questa mantide all'amico Lazzaro Spallanzani. La Severinia lemuroi, 4,2 cm, è una specie che si incontra in quasi tutti gli stati dell'Africa settentrionale. È comune sia negli ambienti mediterranei sia nelle oasi dei deserti. La Theopompa servillei è una delle mantidi più famose del suo genere ed è anche allevata da alcuni appassionati. È originaria del sud-est asiatico ed è specializzata nel mimetizzarsi con la corteccia degli alberi. Arriva a 4,6 cm di lunghezza. La Tarachodes afzelli è una specie di mantide africana che può essere lunga anche 4,8 cm. In questa specie solo i maschi possono volare. Conosciuta con il nome comune di mantide fiore asiatica, la Creodoter gemmatus è uno dei membri più famosi della famiglia degli imenopodidi. Le femmine più grandi si spingono fino ai 5 cm di lunghezza. Anch'essa della famiglia degli imenopodidi e apprezzata dagli allevatori, la Pseudocreobotra valbergi è lunga al massimo 5,5 cm. Le sue grandi macchie a forma d'occhio sulle ali anteriori servono a spaventare i predatori. La Canthops falcata è una mantide amazzonica con una particolarità. I maschi sono più lunghi delle femmine, dato che queste tengono l'addome e le ali verso l'alto. La lunghezza massima per questa mantide è di circa 5,8 cm. Anche se arriva solo a 6 cm, la Stagmomantis carolina è una specie molto aggressiva.
è diffusa in gran parte del continente americano, ma si chiama Carolina perché è l'insetto simbolo dello stato americano della Carolina del Sud. Di poco più grande è la Statilia immaculata, mantide che arriva a 6,3 cm di lunghezza massima. È conosciuta anche con il curioso nome di mantide che salta. È comune in Cina, Giappone e Corea. La Stagmomantis californica è un insetto diffuso negli Stati Uniti occidentali, negli ambienti semidesertici con erbe e cespugli. La lunghezza massima di questa specie è 6,5 cm. La Parasfendale affinis è una mantide molto apprezzata negli allevamenti per il suo carattere aggressivo e le sue dimensioni non troppo esagerate. Le femmine adulte possono arrivare a 6,8 cm. Si tratta di una specie originaria dell'Africa. La bellissima mantide orchidea, Hymenopus coronatus, è una specie abbastanza grande, con femmine che arrivano a 7 cm. Il suo straordinario mimetismo la rende praticamente identica ad un fiore e la fa diventare invisibile sia alle prede che ai predatori. La Hirodula patellifera, pur essendo comunemente chiamata mantide gigante asiatica, ha femmine lunghe solo fino a 7,2 cm, che è poco in confronto ad altre specie di Hirodula. Altra mantide spettacolare è l'empusa fasciata, mantide diffusa in varie parti dell'Europa, dell'Asia e dell'Africa, e famosa per i suoi esemplari che spesso hanno sfumature rosa o viola. È anche una mantide di dimensioni considerevoli, che arriva ad una lunghezza di 7,4 cm. La Philovates chlorophea, chiamata anche mantide unicorno del Texas, arriva invece a 7,5 cm ed è distribuita dagli Stati Uniti meridionali fino in alcuni paesi del Sud America. La Parasfendale stalia è la più grande mantide del genere Parasfendale, con esemplari che arrivano a 7,9 cm. La loro parata di minaccia rivela dei bellissimi colori che questa mantide ha sulle ali e sulle zampe raptatorie. È invece molto poco appariscente l'Ipsicorifa gracilis, insetto lungo anche 8,1 cm ma quasi invisibile grazie alla forma sottile e ai colori sbiaditi. Si incontra in Nord Africa e in Medio Oriente. L'Hymenopus capensis è diffusa in gran parte dell'Africa subsahariana ed è una specie di grandi dimensioni, dato che le femmine arrivano anche a 8,7 cm di lunghezza. La mantide religiosa comune, Mantis religiosa, è la mantide più diffusa sul pianeta ed è uno degli insetti più grandi che si possono incontrare in certi paesi. Questa specie è molto variabile sia dal punto di vista del comportamento che dal punto di vista dell'aspetto fisico e delle dimensioni. La femmina più grande mai registrata misurava ben 8,8 cm. In Italia è la specie di mantide più lunga. Con una lunghezza di 9 cm, la Zoolea major è la specie di Zoolea più grande e l'unica nativa del Perù. Come tutte le specie affini anche questa ha la caratteristica protuberanza sulla testa che le ha fatto aggiudicare il soprannome di mantide unicorno gigante. La Deroplatis dessiccata, detta anche mantide foglia morta gigante, è una bellissima specie tropicale asiatica che molto raramente può arrivare anche a 9,7 cm. È lunga invece 10 cm la Bruneria borealis, specie partenogenetica diffusa in Nord America e dalla forma incredibilmente simile ad un filo d'erba. La Hirodula membranacea è la vera mantide gigante asiatica che arriva ad una lunghezza massima di 10,3 cm. Specie simile alla Hirodula è la Tismomorpha vitripennis, mantide che vive nelle foreste incontaminate dell'Africa equatoriale e che arriva a 10,8 cm. La mantide più grande del genere Hirodula è la Hirodula maiuscula, specie presente solo nelle foreste dell'Australia caratterizzata da una lunghezza massima di 11 cm e dai bellissimi colori accesi nell'interno delle zampe raptatorie. La Rhumbodera megera è una mantide dall'aspetto massiccio che sicuramente può spaventare chi non è abituato a maneggiare insetti di queste proporzioni. Misura fino a 11,1 cm. Dall'aspetto verde brillante con un addome coloratissimo, la Macromantis ovalifoglia è una delle mantidi più belle del suo genere, che può raggiungere gli 11,4 cm. È lunga invece fino a 11,9 cm la Neodanuria bollawana, mantide stecco africana poco diffusa in allevamento ma abbastanza semplice anche da riprodurre. L'Idolomantis diabolica, oltre ad essere una delle mantidi più strane del pianeta, è anche l'empuside più lungo, che misura anche 12,2 cm. Malgrado le sue dimensioni si nutre quasi esclusivamente di prede volanti di medie dimensioni. Endemica del Madagascar, la Tismafrei è una bellissima specie di mantide dalla forma elegante e sottile. La lunghezza massima per questo insetto è 12,5 cm. L'Eremoplana infelix è la più grande mantide della zona euro-mediterranea, diffusa in particolare in Medio Oriente. Di solito le femmine sono lunghe intorno ai 10 cm, ma a volte raggiungono dimensioni mostruose che arrivano anche a sfiorare i 13 cm.
L'Eushomenella eteroptera, denominata anche mantide giraffa per il suo pronoto lunghissimo, arriva al massimo a 13 cm. La sua forma simile ad un bastoncino la rende invisibile nelle foreste tropicali in cui vive. La Rhombodera fratricida è la più grande rhombodera al mondo, con 13,9 cm di lunghezza massima. Anche i maschi di questa specie sono decisamente più lunghi delle femmine di altre specie di rhombodera o di erodula. Arriva a 14 cm la mantide più grande di tutto il continente americano, la Macromantis hyalina. È un insetto di color verde brillante con femmine che possiedono ali simili a foglie e maschi con ali lunghe che li rendono ottimi volatori. La Pleistospilota guineensis è una specie africana che può raggiungere i 14,3 cm. Per la sua stazza è soprannominata mega mantide religiosa. Pur essendo lunga anche 15 cm, la Schizocephala bicornis è una mantide indiana talmente sottile da risultare praticamente invisibile nell'erba. Le prede si posano spesso su di lei non accorgendosi di essere davanti ad una feroce predatrice. La mantide occhi di gatto, Eteroceta orientalis, è la più grande mantide disponibile in allevamento, con una lunghezza massima di 15,5 cm. È apprezzata per la sua tranquillità e per la sua bella parata di minaccia. La Toxodera maxima, malgrado il nome, non è la più grande del suo genere. Tuttavia può misurare ben 16,8 cm. La Ischenomantis gigas è stata a lungo considerata la specie dell'ordine Mantodea più grande, dal momento che fu trovata una femmina lunga 17,2 cm. Ma ora sappiamo che ne esistono di ancora più grandi di questa. La Toxodera beyeri è una specie asiatica scoperta nel 2009 di cui ancora si sa poco. Gli allevatori di questa specie sono pochissimi, ma grazie a loro sappiamo che questa mantide misura anche 18 cm. La Soligia sulcaticrons, con una lunghezza che arriva a 20 cm, è una mantide africana gigantesca, anche se gli esemplari di queste dimensioni sono molto rari e nessuno è ancora riuscito ad allevarne una di questa taglia. E per concludere questa lista, ecco la specie di mantide più grande del pianeta, la Toxodera denticulata. Anche questa è una specie tropicale asiatica di cui si sa poco. Si stima che in natura ci siano esemplari che superano di molto i 20 cm. Tuttavia questa specie, come le altre Toxodera, si nutre quasi esclusivamente di farfalle. Con questa bellissima mantide è tutto. Continuate a seguirci per altri contenuti spettacolari. Noi ci rivediamo nel prossimo video.